Spesso e volentieri mi fanno questo tipo di domanda: ma è meglio un parapetto permanente o una linea vita? Allora, facciamo un passo indietro. Diciamo che a fronte di un'analisi del rischio, la normativa vuole che vengano adottate primariamente dispositivi di protezione collettiva. In questo caso, il parapetto è un dispositivo di protezione collettiva, mentre la linea vita rientra pressoché in un dispositivo permanente, ma di protezione individuale. Qual è la differenza? La differenza è che se ci sono le condizioni tali per cui possiamo operare con una protezione collettiva, questa deve essere scelta primariamente. E solo nel caso in cui non ci sono le condizioni tali per cui si può utilizzare una protezione collettiva, allora dovremo disporre di una protezione individuale fino a ridurre al limite l'ipotesi di rischio di un infortunio o una caduta dall'alto. Quali sono le differenze primarie? Beh, il dispositivo di protezione collettiva, ossia il parapetto, magari un parapetto LTC in alluminio, messo a bordo di una copertura piana, un edificio industriale, una fabbrica, un'industria, diventa di per sé una protezione e che questo non implica una formazione specializzata dell'operatore all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, perché la copertura è totalmente protetta da un parapetto a norma e pertanto non deve indossare nulla, nessun dispositivo di protezione individuale per transitare al di sopra della copertura stessa, proprio perché i bordi sono stati tutti coperti.